Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi presento questo trucco indiano realizzato sulla mia amica Arianna, che è italiana però adora la cultura indiana. Inizio applicando dello scotch ai lati degli occhi e per non essere molto aggressiva vado a eliminare un po' di colla dello scotch sulle mani. Quindi lo applico nell'angolo esterno. Adesso vado a definire le sopracciglia con questo kit della Sleek Makeup nel colore Dark e prendo il colore in crema prima e vado a dare forma alle sopracciglia. Una volta terminata l'applicazione della parte in crema, vado a fissare il prodotto con la parte in polvere, sempre del kit della Sleek, e potete utilizzare anche una matita e un ombretto. Adesso vado a fissare le sopracciglia con un gel trasparente e come primer utilizzo un paint pot della MAC nel colore Soft Ochre, che ci permetterà appunto di far aderire meglio il prodotto sugli occhi e anche di eliminare le discromie degli occhi. Adesso utilizzo una matita di colore nero, questa è della MAC nel colore Ebony. E la vado ad applicare nell'angolo esterno dell'occhio e la porto in dentro verso la piega dell'occhio, cercando di ricreare una V. Non deve essere perfetta la forma perché la andremo a sfumare con un pennello. Quindi prendo un pennello a penna da sfumatura e vado a sfumare la matita che ho applicato nell'angolo dell'occhio. Come base ombretto vado a prendere dalla mia palette questo ombretto dorato sul bronzo e lo stendo appunto sulla palpebra mobile, fermandomi a metà dell'occhio prima della matita nera. Dalla stessa palette vado adesso a prendere questo verde smeraldo scintillante e lo metto nella piega dell'occhio con un pennello a punta piccolo, quindi applico il colore con il pennello e lo vado a sfumare con un pennello da sfumatura morbido. E sfumate ben bene i colori in modo da non avere quasi linee. Applico questi pigmenti della Ella Masca nel colore Pure Ore al centro della palpebra mobile per dare un effetto ancora più scintillante, visto che i trucchi indiani sono tutti brillantinati e scintillanti appunto. E non possono mancare i glitter
quindi sto utilizzando questi della Collection 2000, sono dei, è un eyeliner in gel con glitter dorati e li applico sempre sulla parte della mobile. Adesso per fissare la matita che ho applicato all'inizio vado a prendere un ombretto nero opaco e sempre con il pennello a punta morbido con cui ho sfumato la matita vado ad applicare l'ombretto nero e a sfumarlo sempre nella forma, mantenendo una forma V, per dare maggiore intensità alla matita e per fissarla. Sotto l'arcata sopraccigliare vado ad applicare l'ombretto Vanilla di MAC, che è uno dei miei preferiti per illuminare questa zona sottostante le sopracciglia. Ora togliamo lo scotch e come potete vedere abbiamo questi occhi molto definiti e queste linee quasi perfette alla fine dell'occhio. Sto applicando adesso dell'ombretto verde, sempre dalla mia palette, al di sotto degli occhi, con un pennello a punta. E adesso passo l'eyeliner, vado ad usare il Black Track della MAC, che è un eyeliner in gel nero, e lo applico dall'interno dell'occhio, portandolo verso l'esterno e seguendo la linea dell'ombretto nero. L'eyeliner anche al di sotto dell'occhio, perché appunto questi trucchi indiani e arabi sono caratterizzati da questo eyeliner molto marcato al di sopra dell'occhio e anche nella rima interna e sotto. Sto passando adesso l'eyeliner sull'altro occhio. Vado a piegare le ciglia con il piegaciglia della Shuemura ed applico uno strato di mascara sulle ciglia superiori e inferiori. Non esiste trucco indiano senza ciglia finte, quindi vado ad applicare delle ciglia finte della Amazing Shine con della colla Duo Glue. Una volta terminato il trucco occhi vado ad applicare del correttore sulla zona occhiaie e lo prendo dalla mia palette Kryolan, che è una palette di correttori estremamente pigmentati, e questo nel colore D3. Faccio un mix di D3 e D4 e lo vado a stendere appunto nella zona delle occhiaie, sfumandolo ben bene verso l'esterno. Lo porto anche agli angoli del naso perché Esther è raffreddata e quindi ha il naso tutto rosso che continuava a soffiarsi durante tutto il video, e anche sulle piccole imperfezioni per coprire i rossori. Come fondotinta vado ad applicare il Max Factor Lasting Performance nel numero 109, che è un fondotinta molto coprente, di una coprenza ottima, e, ma allo stesso tempo molto naturale.
cipria vado ad utilizzare una cipria trasparente della Benai per fissare il tutto, tutta la base. Ora vado a definire un po' i contorni del viso e prendo questo primo colore sulla sinistra dalla palette da contouring della Sleek Makeup nel colore medium e lo applico quindi sulla parte alta delle guance, sfumandolo verso l'alto con un pennello angolato da contouring. Come illuminante vado ad utilizzare il Soft & Gentle della MAC, che mi si è rotto e volevo piangere perché è uno dei miei illuminanti preferiti, e quindi lo metto sempre sulla parte alta delle guance, al centro del naso e nella parte centrale del mento. Adesso come blush vado ad utilizzare sempre un blush da una palette della Sleek Makeup e lo applico al centro della guancia sfumandolo verso l'alto. Come matita labbra vado ad applicare questa della MAC nel colore Wire. Quindi vado a definire i contorni delle labbra, portandole leggermente verso l'interno. Come rossetto applico questo dalla palette di rossetti Crayon, che è il numero LP198. Per terminare il look vado ad applicare un bindi al centro della fronte. Questa è Arianna prima, con la faccia provata dal raffreddore, e questa è Arianna dopo, con tanto di sari. Io spero come sempre che il trucco vi sia piaciuto e se così non dimenticate di iscrivervi al canale, condividere il video sui vostri social media e ci vediamo alla prossima, ciao!